Benvenuti a tutti, siamo alla seconda puntata del nostro corso sul vetro archeologico, ancora oggi sicuramente archeologico, e come relatrice abbiamo oggi la dottoressa Luciana Mandruzzato che ci parlerà del vetro romano nella decima regio, probabilmente con un focus su Aquileia. La dottoressa Mandruzzato infatti è triestina ma lavora moltissimo ad Aquileia, si è laureata all'Università di Trieste e si è specializzata all'Università di Bologna già quella volta con una tesi importazione e produzione di vetro soffiato a stampo nella decima regio. Allora, dal 93 è stata collaboratrice della soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia e dal 2000 è titolare di Arche, un'impresa di scavo archeologico. Però ha lavorato all'Università di Trieste, dove fra il 99 e il 2001 è stata cultore della materia in archeologia romana e metodologia della ricerca archeologica, e ha avuto questa andata a Sydney, dove lavorando come honorary fellow alla Macquarie University di Sydney, nell'agosto del 2012 ha tenuto una masterclass sul vetro antico. Allora, si occupa principalmente di scavo stratigrafico e avendo appunto questa impresa di scavo archeologico, e conosce ovviamente molto bene il materiale romano, in particolare la ceramica da mensa, ma in particolare soprattutto il vetro, di cui veramente è una specialista. Ha pubblicato molto sul vetro romano, ma in particolare è coautrice dei tre volumi preziosissimi della IHV, cioè dell'Association Nationale pour l'Histoire du Verre, dei volumi preziosissimi che illustrano le collezioni vetrarie dei musei del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. In questo caso sono tre volumi che la dottoressa ha pubblicato sui vetri romani del Museo di Aquileia. Ed è inoltre vicepresidente dell'Associazione appunto nazionale della IHV, dell'Associazione internazionale per l'Histoire du Verre. Detto questo, io la ringrazio moltissimo di aver accettato il nostro invito e non posso che cederle la parola. Grazie. Ringrazio Margherita Tirelli, il Comitato Vetri di Laguna e l'Ateneo Veneto per questo invito. Spero di riuscire a darvi una panoramica abbastanza soddisfacente su questo tema, che quando Margherita me l'ha proposto mi sembrava una cosa fattibile, poi più passava il tempo più pensavo è troppo. Quindi spero così che riusciate a seguirmi su questa galoppata sulle produzioni vetrarie dell'area della Decima Regio. Partirei inquadrando un attimino questo territorio, perché non so a quanti di voi il termine Decima Regio dica effettivamente qualcosa. Come vedete è un'area piuttosto estesa, che interessa tutto l'arco adriatico settentrionale, ma non solo, e si estende fin oltre Brescia verso ovest, quindi occupa anche una bella fetta della Lombardia orientale il Veneto interamente, il Friuli Venezia Giulia interamente, una buona parte del Trentino, e si estendeva verso est fino a includere una buona parte dell'Istria, quindi addirittura arrivando
al territorio attualmente pertinente alla Croazia e la parte della Slovenia occidentale, quindi un territorio molto ampio, ma in cui sicuramente la parte della costa dell'Adriatico settentrionale ha svolto un ruolo di grande importanza e di grande influenza. Su questa cartina, su quale ho voluto indicare alcuni dei centri, quelli forse più facili da così memorizzare, di cui così si sentirà tornare il nome anche in questa presentazione, sono tracciate anche alcune delle principali strade di comunicazione di età romana. Anche questo è un tema che ha il suo peso anche per quello che riguarda il vetro. E parlando di vetro romano, mi trovo a dover affrontare anche una parte iniziale, forse un po' ambigua, di passaggio tra l'ambiente pre-romano, comunque quello che in qualche misura è di una cultura mista, al momento in cui effettivamente la presenza romana sul territorio diventa stabile e consolidata. Parte di questo territorio, in particolare la parte orientale di esso, è stata infatti conquistata all'impero e in epoca abbastanza recente, ma comunque molto più remota rispetto alle produzioni romane vere e proprie. Quindi c'è stato un intento di conquista, di estensione verso est, che ha portato alla fondazione, per esempio, di Aquileia all'inizio del secondo secolo avanti Cristo, e quindi ci troviamo in un momento in cui questa zona è già romana, la produzione vetraria forse romana non la si può ancora dire, ma siamo già in un ambito romanizzato. Partirò comunque quindi da le prime produzioni che vediamo circolare in quest'area tra la fine del secondo secolo e l'inizio, l'intero primo secolo avanti Cristo. Come dicevo, si tratta di vasellame che è stato realizzato facendo, diciamo, sagomato su forma, e quello schema che vedete sotto dà un po' l'idea delle tecniche di lavorazione per ottenerlo. Si tratta sempre di forme aperte, di coppe non particolarmente profonde, sempre prive di piede, a profilo semisferico o conico, e appunto lavorate a partire da dischi, placche di vetro fuso che venivano sagomate facendole scaldare, esponendole al calore, e quindi fatte adagiare su delle forme convesse che ne costituivano quindi la cavità interiore. L'oggetto veniva poi rifinito con della lavorazione a freddo e spesso intenzionalmente arricchito da solchi lavorati a mola. Tecnicamente e culturalmente si tratta di vasellame di tradizione tardo-ellenistica, quindi non è romano in senso pieno, però è il vasellame che circolava in questa regione insieme alle produzioni su nucleo friabile, che invece intenzionalmente ho espunto da questo intervento, perché verranno affrontate sicuramente in maniera più approfondita quando si parlerà della protostoria di quest'area, e che appunto conosceva una sua circolazione in area. Ho cercato di elaborare anche una piccola carta di distribuzione di questi rinvenimenti, e come vedete non sono molti, spiccano
indubbiamente i centri di Aquileia e di Adria, che non a caso sono importanti empori e quindi luoghi dove le merci arrivavano da altre regioni. E infatti queste produzioni tardoellenistiche è probabile siano originarie dell'Italia centro-meridionale, se non addirittura del Mediterraneo orientale. E come vedete altri due rinvenimenti di materiali di questo tipo nel territorio dell'attuale Slovenia, su un importante o comunque non lontano da un importante percorso commerciale e anche di espansione, di conquista, che è quello che collega Aquileia a Emona, l'odierna Lubiana, e nei pressi della quale Emona si trovava già un importante centro commerciale emporiale prima dell'effettiva fondazione della colonia di Julia Emona a Vernica, in un sito appunto non distante dalla capitale, e l'altro rinvenimento invece sulla strada che collegava l'abitato di Tergeste, che era pur un porto, quindi potenzialmente un buon punto d'arrivo per merci, ma sicuramente secondario rispetto al ruolo predominante di Aquileia. Si tratta quindi di piccole presenze puntuali e indubbiamente è un tipo di manufatto che possiamo a pieno titolo considerare molto di lusso, di gran pregio. I materiali rinvenuti facevano parte di corredi funerari. Venendo invece alle prime produzioni romane vere e proprie, quindi vetro realizzato in un ambiente anche ormai culturalmente romanizzato, non possiamo non menzionare il vetro a mosaico, quello che adesso a Venezia viene chiamato vetro murrino, ma per noi studiosi di vetro antico viene chiamato vetro a mosaico, perché la tecnica di realizzazione di questi manufatti prevede l'uso delle sezioni di canna. E sotto lo schema dà un'idea di come queste canne con motivi decorativi diversi venivano realizzate. E dicevo, le sezioni venivano utilizzate nella variante mosaico composito proprio appunto come fettine, usate come tessere di un mosaico, composte a creare un disco di partenza. Ancora una volta questo disco veniva lavorato con una tecnica simile a quella che abbiamo visto prima, quindi sagomato su forme e poi rifinito a freddo. Avvio a una grande varietà di forme e di colorazioni, ed è una tecnica che era già stata sviluppata anche in ambiente tardo-ellenistico. Quello che differenzia la ricchezza delle prime produzioni romane è proprio l'estrema ricchezza delle colorazioni e delle possibili murrine o dei fiori o delle sezioni di canna utilizzate per realizzare i vasi, da composizioni semplici con l'uso di una sola di un solo motivo decorativo, quindi di sezioni sempre della stessa canna, si arriva a oggetti più articolati che vedono l'uso e la fantasia dell'accostamento di tanti colori e tanti motivi diversi, ed è proprio questa ricchezza cromatica e compositiva che caratterizza le prime produzioni di vetro mosaico composito romano. Premetto subito, già che questa immagine tradisce quello che vi aspetta, non sempre vedremo vasi interi in questa presentazione, perché lavorando su vetro archeologico la possibilità, l'occasione, la fortuna di trovare vasi completi è veramente
piuttosto scarsa, però tante volte anche i frammenti riescono a rendere bene la ricchezza e l'importanza della produzione. Ho messo qui una scelta di motivi, ma vi assicuro che nella sola Aquileia ci sono svariate centinaia di frammenti di vasi di questo tipo, sicuramente altrettanti se ne trovano ad Altino, a Adria, in tutti i centri più importanti affacciati sulla costa, ma non solo. Questa è una cartina di distribuzione delle attestazioni di vetro a mosaico composito, proprio per darvi l'idea di quanto questa prima produzione romana a tutti gli effetti conosca una più ampia diffusione. Una pecca di queste mie cartine distributive che danno l'idea della diffusione sul territorio, non delle quantità, ma vi assicuro che soprattutto i centri sulla costa hanno, come dicevo, veramente tante tante attestazioni di queste di questo tipo di tecnica di lavorazione. Un altro modo di lavorare le canne per il vetro a mosaico è quello di usarle per spezzoni lunghi, ottenendo quindi delle composizioni di nastri. E questa è indubbiamente forse la più caratteristica delle prime produzioni vetrarie romane occidentali, romane d'Italia. Il gusto dell'accostamento di questi colori vivaci è riconosciuto universalmente come una caratteristica italica, romana pura. E, come vedete, le possibilità sono molte, anche con la combinazione di sezioni di canna a spezzoni lunghi di canna, o la scelta, come l'esempio che vedete in basso a sinistra, di utilizzare un solo tipo di canna, una canna particolare però con un filamento ritorto, e creare questo effetto appunto a rete, a pizzo. E altro elemento interessante per il tipo di tecnica di lavorazione, vedete che il repertorio formale continua a essere piuttosto semplice, forme aperte e di profili semplici che permettano la lavorazione su stampo capovolto. Anche per questo tipo di lavorazione una cartina distributiva, vedete che anche queste sono abbastanza frequenti sul territorio della regione che ci interessa. Ancora una volta le regioni più vicine alla costa sono più capillarmente interessate dalla diffusione di questi prodotti, e questo appunto non si evince dalla carta, ma anche con una notevole rilevanza dal punto di vista quantitativo. Un'altra produzione di lusso, affine per certi aspetti a quella mosaico, ma molto più ricca ed elaborata, e sulla quale si incomincia a fare luce rispetto alla tecnica di lavorazione, che è rimasta piuttosto così misteriosa, difficile da imitare per molto tempo, è quella che viene chiamata a nastri d'oro, e prevede in questo caso la predisposizione di un disco già in parte rielaborato, e con l'accostamento di lunghi spezzoni di canna, non solo di vetro colorato, ma anche di vetro lavorato a sandwich, quindi tra due lamine di vetro in colore trasparente veniva intrappolata una foglia d'oro che quindi riluceva attraverso lo strato di protezione. Un altro aspetto interessante di questa produzione è che spesso anche i colori normali, chiamiamoli così, permettetemi di chiamarli così, quindi il verde smeraldo e l'azzurro, il blu cobalto, sono ottenuti con la tecnica del sandwich, quindi lavorando sulla stratificazione del colore, usando degli strati di vetro opaco tra due strati di vetro traslucido per ottenere una particolare intensità e brillantezza del colore
che se no avrebbe richiesto l'utilizzo di ingredienti molto costosi, oppure, come nel caso del vetro verde, addirittura di una filiera produttiva dedicata a parte. Il vetro verde smeraldo, non so se lo sapete, ma risulta dalle più recenti analisi archeometriche realizzato con una formula diversa da quella del resto del vetro, dalle altre colorazioni del vetro. Quindi si usavano dei fondenti di origine vegetale, ceneri vegetali, quando per il resto del vetro invece si usava il natron, quindi un sale di origine minerale. Quindi una diversa composizione da principio per ottenere il vetro di colorazione verde intensa. Invece per questo tipo di lavorazione, e anche in realtà spesso per le canne utilizzate per le coppe a nastri accostati, il vetro verde è ottenuto a sandwich, uno strato di vetro giallo opaco tra due strati di vetro azzurro traslucido. È una produzione molto lussuosa, ha una interessante, tutto sommato abbastanza estesa diffusione, ma di nuovo sono privilegiati i centri più importanti, più aperti ai contatti commerciali o in lungo strade che da questi centri emporiali conducevano verso l'entroterra. Anche in questo caso sono meno informata sui dati quantitativi delle presenze, per esempio ad Altino, ma per quanto riguarda Aquileia posso assicurarvi che si tratta di veramente tanti frammenti, un discreto numero, anche se c'è un solo oggetto integro, che è la pisside, la scatoletta cilindrica che era nell'immagine di prima, e uno quasi integro che è un balsamario, ora conservato al Museo di Udine, ma di provenienza, rinvenimento aquileiese. Ancora una produzione lavorata a stampo, quindi stiamo parlando di vasellame ottenuto, creato prima di conoscere e di diffondere in maniera capillare la tecnica della soffiatura. È quella che è stata identificata come un'altra produzione romana, italica pura, di vasi dai profili molto precisi, molto netti, che richiamano le analoghe forme in ceramica, in terra sigellata, che era il vasellame da mensa contemporaneo a questa produzione, o addirittura anche di vasellame metallico. È sempre caratterizzata da prevalentemente caratterizzata da colori trasparenti e in una limitata serie di colorazioni. Prevale il verde smeraldo e il blu cobalto, che vedete anche il piatto in mezzo, l'immagine non è molto buona ma è verde. Altri colori previsti o attestati sono il turchese trasparente e il blu pavone, quindi una specie di colore intermedio tra il blu e il verde. E il repertorio formale è abbastanza circoscritto, coppe o piatti a doppia curvatura, per noi studiosi di vetro la tipologia è quella dell'Isings 2, e coppe o piatti a pareti verticali con un piccolo piede sporgente e l'orlo leggermente ingrossato. Ci sono meno frequenti coppe emisferiche con un breve orlo a tesa, sono attestati non così frequenti, ma ci sono i vassoi rettangolari come il frammento verde che vedete in alto a destra. Un altro colore possibile è il porpora intenso, sembra quasi nero, però appunto queste sfumature di verde-blu sono quelle decisamente più frequenti. In qualche misura avvicinabile a questa produzione, siamo nei primi anni del primo secolo d.C.,
è questa piccola limitata serie di repliche di imbarcazioni realizzate, come vedete, con vetro della medesima qualità. Sono realizzate anch'esse con l'ausilio di stampi, se ne conoscono 7-8 esemplari. E i due che vedete qui sono uno del Veneto interno, una zona vicino a Treviso, da una tomba vicino a Treviso, e quella viola scuro o nera, come sembra quasi, solo con una forte luce trasmessa si riesce a vedere che la sfumatura del vetro in realtà è un porpora intenso, e l'altra, quella blu a destra, è di rinvenimento aquileiese, ma da molti anni conservata al British Museum, dove è arrivata attraverso un passaggio di collezioni private. Altri esemplari si trovano lungo la costa dalmata, uno a Salona, e in Italia meridionale. Si tratta veramente di un ristretto numero di esemplari. La cosa interessante è che è evidente che non sono state fatte tutte con la stessa tipologia di barca di riferimento. Già questi due modellini, vedete che sono una con la carena resa realisticamente e quindi con l'aggiunta di piccoli piedini per far stare il vaso in piedi, e l'altra invece a fondo piatto, più tipo una scialuppa. Quindi è probabile che fossero utilizzati per contenere, custodire qualcosa di estremamente prezioso, perché si tratta di oggetti veramente particolari e, come dicevo, noti in pochissimi esemplari, forse dei portagioie, anche se privi di coperchio, però ecco, siamo nel campo delle ipotesi. Interessante anche la cartina di distribuzione di questa produzione, che, come vedete, non interessa una grande parte del nostro territorio. Ci sono, come al solito, i due grandi empori, Aquileia e Adria. È una produzione di grande pregio e non così, così diffusa. Continuo con il vetro fuso dentro matrice, con una delle produzioni più diffuse, e abbiamo visto prima degli esempi di coppe costolate di tipologia simile a questa, ma realizzata in vetro mosaico. C'è anche la versione in vetro monocromo traslucido o opaco, come i tre esemplari sopra. E poi un'enorme produzione, veramente a diffusione capillare in ambiente italico, ma anche al di fuori dei confini dell'impero, al punto che queste coppe in vetro a colorazione naturale, come le tre della fila inferiore, sono un po' considerate come la dimostrazione dell'infiltrazione, dei contatti con il mondo romano anche al di fuori dei confini nazionali, e segnano un po' la presenza anche dello spostamento delle truppe militari in fasi di conquista. Sono note tre varianti di questo tipo di coppa: una a vasca più profonda, e con le costolature grosse ben rilevate che arrivano fino al fondo del vaso, una più bassa, quasi una via di mezzo tra una coppa e un piatto un po' profondo, sempre con le costolature grosse rilevate fin sotto il fondo, e poi una versione con costolature più brevi che interessano solo la parte centrale della spalla. Quest'ultima è meno attestata nella nostra regione. Le produzioni più antiche sono sempre caratterizzate da colori brillanti ottenuti intenzionalmente, aggiungendo
ossidi di metallo alla miscela vetrificante proprio per ottenere colori gradevoli, o anche meno frequentemente aggiungendo invece degli opacizzanti per ottenere appunto i colori opachi. E spesso le produzioni più antiche presentano ancora sulla superficie interna dei solchi ottenuti a mola con la rifinitura a freddo, che comunque interessava la parte dell'orlo che veniva quindi levigata per arrotondarla, ma che poi diventavano un motivo decorativo all'interno. E si tratta, come abbiamo visto, di un elemento decorativo, tecnico decorativo di tradizione tardo-ellenistica, che quindi viene conservato anche su queste produzioni. Vedete quanto più estesa e capillare è la presenza di questi prodotti sul territorio. Ancora una volta, a ogni singola crocetta corrispondono numerose attestazioni. E al passaggio da queste produzioni fuse dentro matrice al materiale, al vasellame prodotto mediante soffiatura, questa diffusione così intensa e densa trova ancora di più un'esplosione vera e propria di presenza, al punto che ho deciso di abbandonare questo percorso di realizzare cartine distributive per ogni cosa, perché sarebbe stato tutta una costellazione di crocette che a questo punto lasciava aggiungeva diciamo poco al discorso, tranne in un caso, ma lo vedremo più avanti. Prima di passare però alla soffiatura vera e propria, e quindi alla vera e propria esplosione commerciale di distribuzione del vasellame di vetro nell'antichità, voglio fare un piccolo focus su due produzioni molto particolari, diciamo che sono due e mezza o tre, ma insomma grosso modo due. Una è quella del vetro a cammeo, di cui vedete tre frammenti, in realtà alcuni altri ancora ne avrei avuti, ma non li ho messi perché sempre di piccoli frammenti si tratta, quindi non sufficientemente spettacolari, ma è un tipo di lavorazione molto interessante. Anche in questo caso richiede una certa dimestichezza tecnica, e si tratta di vasi fatti anche mediante soffiatura e poi lavorazione a freddo, a intaglio, probabilmente in parte anche con l'ausilio di stampi, e con un vetro soffiato in due colori, incamiciato con due strati di colore. In genere la sequenza più frequente è quella di vetro blu traslucido per lo strato interno e vetro bianco opaco per lo strato esterno, che poi vengono appunto in parte già predefiniti i motivi decorativi con l'ausilio di stampi e poi rifiniti con l'intaglio a freddo, creando dei motivi decorativi a rilievo abbastanza pronunciato e che richiama appunto la lavorazione del cammeo, da qui il nome della tecnica. È una produzione abbastanza circoscritta, di grande pregio, e che sembra in qualche misura seguire la famiglia Giulio Claudia, dove la dinastia imperiale dei Giulio Claudi aveva una sua residenza là, o degli interessi. Là troviamo frammenti di vetro mosaico. A quello che mi risulta, ma forse verrò smentita e va bene così, per la decima regio Aquileia è il posto che in assoluto ha più attestazioni di questo tipo di tecnica, sempre che non sia addirittura il solo posto a nord del Po a avere attestazioni in vetro cammeo. Molti vasi, anche integri, meravigliosi, sono stati rinvenuti invece
nelle città campane, dove sappiamo c'erano importanti proprietà anche di personaggi vicini alla famiglia imperiale per interessi commerciali o legami di parentela o amicizia, e lì sono stati trovati vasi anche di grandi dimensioni ancora integri. Un'altra cosa interessante di questa produzione è che molto spesso è legata a vasi da banchetto legati al consumo del vino, e spesso i motivi decorativi rimandano all'ambiente dionisiaco. Gli esempi aquileiesi sono tutti con foglie di vite, in quello più grande e probabilmente una coppa su piede, si intravede in basso la cicatrice dell'attacco del piede, anche con i grappoli d'uva. I frammenti sulla destra di questa immagine è invece un altro tipo di produzione, anche questa combina in qualche modo la lavorazione su stampo, con l'ausilio di stampi, e quella che viene chiamata a intarsio. Ce ne sono due varianti, sono note due varianti. Una è quella realizzata con vetro incredibilmente sottile, il frammento sopra, e con in realtà l'applicazione di elementi di canna a creare motivi decorativi sulla superficie interna. Quindi anche in questo caso potete ben capire che è un processo di lavorazione molto lungo e molto complesso. Quindi si trattava di ottenere sempre un disco di partenza di uno o più colori, il frammento aquileiese che vi mostro, poi ce n'è un altro che invece è monocromo verde smeraldo, questo invece lo vediamo, è a due colori il vetro di fondo, ma sappiamo da confronti che verosimilmente la coppa completa aveva quattro colori diversi, era quindi a quadranti, e all'interno di ogni quadrante con le sezioni di canna era realizzato un motivo a ghirlande di fiori, di cui vediamo un esempio. Questo disco veniva fuso, sagomato, adattato e poi rifinito accuratamente a freddo, ancora una volta levigando, assottigliando le pareti, ottenendo dei vasi di una perfezione, una combinazione cromatica incredibile. Una tecnica simile, in questo caso dai frammenti riuscite anche a vedere che gli elementi decorativi non interessano l'intero spessore del vaso, è una produzione verosimilmente egizia e un po' difficile da inquadrare cronologicamente, perché purtroppo nessun frammento è stato rinvenuto in contesto. Anche di questo tipo di coppa ad Aquileia sono stati rinvenuti numerosi frammenti. Una sola coppa integra è nota in tutto il mondo ed è stata acquistata recentemente dal Corning Museum of Glass sul mercato antiquario, ahimè senza dati di rinvenimento ovviamente. Anche tutte le attestazioni di questo tipo di vaso, quasi tutte, presentano vetro di fondo che sembra nero ma è viola, porpora intenso, e una decorazione effetto intarsio, sempre realizzata con spezzoni di canna o filamenti, in vetro di varie colorazioni, opaco o traslucido, prevalentemente opaco, a creare dei motivi decorativi di ambiente nilotico, con fiori, tralci vegetali e in qualche caso anche animale. Ho detto quasi tutte perché da Aquileia c'è anche un frammento in vetro in colore trasparente con lo stesso tipo di elementi di intarsio e quindi verosimilmente riferibile alla stessa produzione. Purtroppo i frammenti aquileiesi sono tutti privi di dati di contesto, rinvenuti ad Aquileia ma non in scavo stratigrafico. Veniamo quindi alla soffiatura. Le prime produzioni soffiate sono ancora molto vicine per tanti elementi alle lavorazioni fuse dentro matrice. Vedete che le forme
soprattutto di coppe e bicchieri, sono piuttosto semplici, forme aperte da profilo poco articolato, quasi sempre o prevalentemente caratterizzate dal labbro tagliato e non rifinito a caldo, non arrotondato a caldo, ma levigato sempre a freddo con l'uso di mole, e continuano a essere presenti spesso i solchi realizzati sempre con l'intaglio a freddo. Le prime produzioni lussuose prediligono il vetro intenzionalmente colorato. Vedremo che per i primissimi anni, la prima metà soprattutto del primo secolo d.C., anche il vasellame soffiato è preferibilmente intenzionalmente colorato. Alle forme più semplici, coppe e bicchieri, incominciano col tempo ad aggiungersi vasi più elaborati, dalle pareti più sottili, gli orli rifiniti a fiamma, quindi arrotondati, a volte ripiegati a creare un orlo tubolare o a tesa appiattito, e una maggiore varietà formale. Incominciano a essere presenti in maniera più importante piatti e anche soprattutto le forme chiuse, che finora erano limitate a contenitori per unguenti. Anche sulle forme chiuse una certa varietà di profili, di forme, e l'uso di colori vivaci e intenzionali. È interessante vedere, ci sono alcuni esempi di vasi in due colori, e è stata ipotizzata come tecnica di realizzazione per questo tipo di oggetto un uso piuttosto particolare degli spezzoni di vetro. Quindi, anziché attingere a vetro fuso tutto di un colore da un crogiolo e quindi soffiare il vaso da un'unica presa di vetro, di utilizzare una piccola quantità di vetro di un colore qualunque, mi sento di dire, per attaccare alla canna da soffio degli spezzoni di vetro di colori diversi, uno o due colori diversi, e poi, rifondendo questi spezzoni, soffiare dei contenitori che quindi hanno due colori nitidamente distinti per quasi tutta l'altezza del vaso. Sono state fatte anche delle prove sperimentali proprio per vedere l'efficacia della ricostruzione di questa tecnica di lavorazione. Un'altra dimostrazione del grande apprezzamento per questi giochi di colorazione, di contrasto di colori, per il vetro il vetro soffiato della prima età imperiale, e anche l'uso di decorazione applicata in granuli o filamenti di vetro di colore contrastante, in genere colori opachi su fondi traslucidi e intenzionalmente colorati, che potevano essere lasciati come granuli sporgenti, quindi fare un effetto anche tridimensionale, tattile sulla superficie del vaso, oppure scaldati e fusi e fatti inglobare completamente nel vetro di fondo, fino a essere dilatati dalle fasi di soffiatura e ottenere una decorazione a macchie, ovvero lo stesso tipo di procedimento con i filamenti, che potevano essere anche in questo caso lasciati a rilievo oppure fatti fondere completamente, inglobare nella superficie del vaso, eventualmente dopo essere stati prima anche rilavorati con uno strumento a punta per ottenere un effetto a festoni o piumato.
Un esempio di decorazione a filamenti è quella che tradizionalmente viene applicata su queste coppe soffiate a sottili costolature. È una specie di evoluzione o di riedizione soffiata, una delle possibili riedizioni in vetro soffiato delle coppe costolate che abbiamo visto prima. In questo caso sono però vasi molto più piccoli di dimensione, caratterizzati ancora sempre dall'orlo tagliato e lasciato così, rifinito solo a freddo, non arrotondato a fiamma, e nella maggior parte dei casi realizzate in questo vetro a colorazione intensa e intenzionale che abbiamo visto essere tipico delle prime produzioni imperiali, con la sovrapposizione di un filamento avvolto a spirale sul corpo del vaso e fino da sotto, dalla spalla, diciamo, del contenitore, fin sotto il fondo della coppa, e le superfici esterne della coppa venivano anche ancora a caldo rilavorate con delle pinze per creare queste costolature a rilievo. Il motivo della costolatura e queste coppe costolate ha goduto veramente di un grande successo e di una grande diffusione. Probabilmente c'erano più centri produttivi dedicati alla produzione di vasi di questo tipo, e sono note più attestazioni anche di vasi privi di filamento e, come vedete, anche realizzati in vetro a colorazione naturale. Non solo, la costolatura ottenuta così a caldo su vasi soffiati è stata applicata anche su un altro tipo di contenitore piuttosto particolare, questi Riton, una specie di bicchiere particolare per bere il vino a zampillo, e quindi dall'estremità configurata a protome zoomorfa, protome d'animale, il beccuccio era aperto, quindi uno versava il vino nel collo, nella parte ampia del bicchiere, tenendo tappato il buchino sulla punta del muso dell'animale, ma poi lo beveva facendoselo zampillare in gola. È un po', non so chi di voi ha frequentato la Spagna, c'è un contenitore con un lungo beccuccio che tuttora usano molto per bere vino, anche birra, anche se non so come riescano a bere la birra a zampillo, perché poi appunto fa la schiuma in gola. Si chiama porron, è sostanzialmente lo stesso tipo di contenitore, quindi un bicchiere per bere in maniera più scenografica il vino durante i banchetti. È un tipo di forma che è bene tenere a mente, la vedremo di nuovo. In vetro intenzionalmente colorato venivano realizzati anche i piccoli contenitori per unguenti e sostanze aromatiche, e anche questi piccoli vasi si trovano in grandi quantità nelle tombe, nei corredi funerari della prima età imperiale, con una serie di varianti di forma, ma sempre caratterizzati da questi colori brillanti e nella maggior parte dei casi appunto trasparenti. Come vedete in quella immagine in basso a destra, anche per questi vasetti si può vedere la tecnica del doppio colore, quella della soffiatura da spezzoni. Ad Aquileia abbiamo almeno 3 o 4 attestazioni di questo tipo di balsamario, quindi questo che vedete a colorazione naturale è porpora, ma ce ne sono anche un altro in giallo e azzurro, giallo e blu, e un altro in azzurro, cioè blu e colorazione naturale. Quindi la possibilità di utilizzare questo sistema degli spezzoni anche per contenitori più di uso un po' più corrente, non necessariamente vasellame da mensa.
E prima di lanciarci sull'analisi delle forme in vetrocolorazione naturale, quelle che poi veramente invadono tutti i mercati, un immancabile approfondimento sul vetro soffiato dentro matrice di tradizione siro-palestinese. Avete sentito prima nell'introduzione, nella mia presentazione a parte di Margherita Tirelli, che è stata un mio vecchio amore, non potevo esimermi dal parlarvene perché comunque si tratta di una produzione molto interessante. Combina l'uso della tecnica da soffiatura con l'uso di matrici in più parti che permettono di produrre molti oggetti di dimensioni e caratteristiche molto simili in serie, perché usando gli stampi si possono produrre più vasi assolutamente identici per dimensioni e caratteristiche e in maniera molto più veloce e accurata. È l'ennesima evoluzione della coppa costolata. Anche in questo caso la fotografia non è molto buona, me ne scuso, peraltro l'ho fatta io e questo spiega perché è così brutta, del bicchiere in alto a destra, e tra l'altro di nuovo un'attestazione di questa probabile tecnica attraverso gli spezzoni con i chunks. Questo vaso ha una parte porpora e una parte a colorazione naturale. Che sia un indizio di una lavorazione locale, ad Aquileia c'era forse un'officina che si dedicava alla soffiatura con spezzoni, può essere, dove sperimentavano anche coppe e vasi di forme diverse. Anche qui, vedete, ci sono più varianti, la forma alta e profonda, un vero e proprio bicchiere, ha delle forme più basse e larghe, fino a una versione che quasi si avvicina alla patera, quindi un vaso dall'imboccatura molto più larga, decisamente più larga che profonda. Ci sono però altri tipi di vaso di tradizione siro-palestinese, cosiddetto soffiato dentro matrice, come questi bicchieri di forma tronco-conica, nella maggior parte dei casi o più frequentemente decorati con un motivo che viene definito a bocciolo di loto, come il frammento aquileiese che vedete in alto a destra e come il bicchiere in mezzo. In realtà ci sono anche altri tipi di motivo decorativo, per esempio il bicchiere tronco conico molto profondo a sinistra imita probabilmente una clava con le nodosità del legno, o l'altro frammento aquileiese in basso a destra ha un motivo di conchiglie, e sono documentati bicchieri integri che alternano le conchiglie pecten, come in questo frammento, a borchie circolari come quelle che vedete sopra, alternate ai motivi a bocciolo di loto o appunto a motivi a bocciolo di loto, quindi dei bicchieri con decorazione più composita. Non ho detto perché questi bicchieri soffiati dentro matrice sono detti di tradizione siro-palestinese, e il motivo è che si ritiene che questa tecnica, così come la soffiatura vera e propria, sia stata scoperta e sperimentata inizialmente proprio in quella regione. Ha dato l'avvio a molte produzioni a larga diffusione. Abbiamo visto le coppe costolate, abbiamo visto questi bicchieri a nodi. E un'altra produzione di larga diffusione e anche di grande fortuna, che vedremo durerà nel tempo, è quella delle bottigliette cefalomorfe. In genere presentano due volti, spesso con espressioni diverse, due facce forse della stessa maschera, o come nella bottiglia centrale che
viene da Padova, invece maschere di Gorgone. E più varianti, in genere sono volti femminili o volti di putti, si è pensato a raffigurazioni di Dioniso bambino e adulto, più varianti di queste bottiglie soffiate dentro matrici configurate a forma di testa umana. E un altro tipo a larga diffusione, invece quello che vedete rappresentato da due esemplari a destra, bottigliette configurate a dattero, in genere realizzate anche in vetro ambra, di imitazione quindi del frutto del dattero, e in alcuni casi invece in vetro incamiciato, come quella che vedete sotto. Questa in particolare viene da un contesto funerario ben datato all'inizio del secondo secolo d.C., un contesto aquileiese. È probabile che queste boccette ad attero contenessero un olio speciale, forse prodotto dal frutto del dattero, e che in qualche modo fossero legate all'uso di scambiarsi doni benaugurali al passaggio dell'anno, e in particolare regalare qualcosa di dolce, come un dattero, è considerato un gesto di buon auspicio. Il vetraio più famoso dell'antichità è senza dubbio Ennion, Sidonio, che appunto era un grande maestro nella realizzazione di vasi con la tecnica della soffiatura dentro matrice. I vasi che attribuiamo alla sua bottega presentano molte caratteristiche comuni, ma soprattutto sono quasi sempre provvisti di due tabule ansate, due cartigli inclusi nella decorazione, che lo menzionano esplicitamente come autore del vaso, Ennion Epoiesen, scrive in greco, e dall'altra parte un motto un po' di difficile interpretazione, è stato variamente tradotto, o come se ne ricordi colui che compra, quindi una specie di pubblicità occulta, oppure come invece un motto di augurio a favore del compratore, quindi sia ricordato il compratore, a seconda della lettura in chiave passivo-attiva del verbo mnese. I cartigli sono entrambi in lingua greca. C'è una produzione appunto di coppe cilindriche con una o due anse, e brocche, grandi brocche su piede, che interessa l'ambito siro-palestinese, il territorio della Fenicia, dell'antichità, ma che è molto ben attestato in area nord-adriatica. In particolare ad Adria c'è un cospicuo numero di rinvenimenti, e tra l'altro quelli adriesi sono tutti integri o quasi, e un altro cospicuo numero di rinvenimenti, di frammenti attribuibili a questa produzione ad Aquileia, nel caso di Aquileia invece sono tutti frammenti, ma che comunque dimostrano un grande favore goduto in questa regione per questo tipo di manufatti, e probabilmente è da uno dei due empori, o forse da entrambi, che potevano fungere da punto d'arrivo per questi prodotti, che poi questi stessi venivano fatti viaggiare o lungo la via fluviale del Po o per altre strade terrestri a compenetrare tutta l'Italia settentrionale e comunque tutta la Decima Regio. Aquileia è il solo posto in ambito occidentale, cioè non nel Mediterraneo orientale, non in Fenicia, non in Palestina, dove oltre alle coppe, seppur attraverso frammenti, sono attestate anche le brocche,
mentre a lungo si era detto che questo maestro vetraio aveva spostato la sua bottega, che prima produceva Sidone, poi ha iniziato a produrre in area nord adriatica, e che le coppe erano nord adriatiche, le brocche erano palestinesi. In realtà tutto arrivava dappertutto, forse le brocche, essendo dei contenitori molto più grandi, magari non venivano messe nelle sepolture e non ce ne sono arrivate di integre. Ad Aquileia comunque frammenti di almeno due di queste brocche. Un'altra serie di manufatti però è realizzata con questa stessa tecnica. Sia vasi che rimandano veramente a strettissimi contatti con la bottega di Ennione per l'accuratezza degli stampi e anche per il tipo dei motivi decorativi utilizzati, come le due coppe altinati, o altri tipi di vaso, anche dalle forme curiose, che però attestano sempre l'uso della stessa tecnica. Qui vediamo un po' un repertorio di vasellame da mensa, ma sono ben attestati anche numerosi contenitori di più ridotte dimensioni, probabilmente destinati sempre a preziose sostanze aromatiche. In questo caso, oltre alla tecnica della soffiatura dentro matrice, che già di per sé ci rimanda all'ambiente sidonio orientale, alcuni altri elementi sembrano puntare in direzione di una specifica bottega, un altro atelier di questi atelier sidoni, individuato dagli studiosi nel tempo, e più in particolare la cosiddetta bottega delle anse galleggianti, floating handles, perché le anse di questi vasi, così come succede anche per i vasi di Ennione, e diversamente da quanto succede per la maggior parte, per non dire tutti i vasi muniti di anse del resto del mondo romano, sono attaccate al contrario. Normalmente un maestro vetraio, quando attacca l'ansa, parte dalla spalla e va a chiuderla sull'orlo. In questo caso invece il maestro vetraio Ennion e i maestri vetrai dell'atelier delle floating handles lavoravano al contrario, attaccavano l'ansa dall'orlo e la chiudevano sulla spalla. Per questo motivo il vetro non aderiva più perfettamente alla spalla, che restava evidentemente, il vetro evidentemente si era già un po' raffreddato, e per questo motivo appunto le anse non sempre aderiscono perfettamente alla parete del vaso, da qui il nome delle anse galleggianti. Questo atelier produce una serie ben riconosciuta di contenitori, ci sono alcuni stampi che sembrano caratteristici della sua officina, della sua produzione. Lo stampo a forma di conchiglia Pecten è uno di questi, e non si riesce a vedere molto bene in questa foto, però forse si intravede che le anse partono, vedete, molto grosse qui da sotto l'orlo, dal collo dove il vetro è stato attaccato, e scendono a chiudere sulla spalla con una specie di foglietta molto accurata, ma che forse si riesce a intravedere qui, leggermente sollevata rispetto alla parete. E ancor più evidente è in queste due anforette, dico anforette perché originariamente ciascuna di esse aveva due anse, lavorate a imitazione di un intreccio di vimini, una semplice, l'altro con anche un fregio a foglie di alloro sulla parte centrale, parte più espansa del ventre, dove di nuovo, essendosi rotto, non essendosi conservato l'orlo, e
probabilmente le anse adesso attaccate, non resta quasi nessuna traccia sulla superficie del vaso delle anse stesse, quando invece normalmente avrebbero lasciato quantomeno una cicatrice. E questo è particolarmente evidente nell'anforetta dove una ansa, la cicatrice dell'attacco di un'ansa è conservato e si vede che ad essa sulla parete del vaso non corrisponde nessun segno di attacco. Per questa produzione così particolare ho voluto fare ancora una cartina di distribuzione e come vedete, partendo dalle coste dell'Adriatico settentrionale, si spingono all'interno, un po' conquistando un mercato di lusso in tutta la valle del Po, seguendo però o un percorso fluviale più basso o le grandi strade di comunicazione che attraversano la piana. Ho trascurato di dire che numerosissime attestazioni di vasellame soffiato a stampo dentro matrice di questo tipo di produzione costellano le coste dell'Adriatico orientale, quindi è molto probabile che la rotta, per non dire certo, che la rotta d'arrivo di questi manufatti fosse quella che seguiva la costa dell'Adriatico orientale. Veniamo al vetro soffiato più semplice, se vogliamo, quello a colorazione naturale e di più larga diffusione. L'utilizzo della tecnica della soffiatura permette un'estrema varietà di forme e dimensioni e una grande libertà creativa ai maestri vetrai, ottenendo dei vasi che, anche se realizzati tutto sommato con un materiale semplice, quello stesso utilizzato anche per le produzioni più correnti, riescono riescono a dare dei risultati di grande raffinatezza, grande eleganza, tant'è vero che ci sono molti oggetti decisamente da banchetto, da così mensa di lusso, realizzati però in vetro a colorazione naturali. Oltre al piccolo servizio di Cantaros e Olpe con ansa tortile che vedete sotto, è sicuramente un vaso da banchetto anche l'infundibulum o riton che vedete sopra, quindi un'altra evoluzione di contenitore per bere a zampillo come quelli con costolatura e proto mezzomorfa che abbiamo visto prima in vetro colorato. Un'altra rassegna di vasi sicuramente da banchetto per il consumo di vino, quindi di vetro a colorazione naturale o poco colorato, e una carrellata invece di vasi di forme di uso più corrente, forse meno nobile, i piccoli contenitori per unguenti, probabilmente utilizzati per lo smercio al minuto di sostanze medicamentose o aromatiche che viaggiavano in contenitori più grandi, dei contenitori speciali, due esempi che vedete sulla sinistra, per dosare correttamente gli ingredienti, quindi dei contenitori provvisti di beccucci che permettevano quindi di controllare molto accuratamente la quantità dei liquidi utilizzata, quindi forse utilizzati in farmacopea o sempre nella preparazione di sostanze aromatiche, e le grandi olle, vasi probabilmente originariamente destinati forse anche allo stoccaggio o al servizio di alla conservazione di alcuni alimenti, ma moltissimo utilizzati anche come cinerari, quindi come vasi per contenere le ceneri dei defunti.
ancora, sempre in vetro a colorazione naturale, altri tipi di vasi da stoccaggio o da trasporto, come questi a sezione quadrangolare, spesso muniti di marchi sul fondo, ottenuti quindi con una soffiatura parziale dentro matrice. In particolare le bottiglie a ventre prismatico, munite di un'ansa molto robusta tra spalla e collo, e soprattutto un'ansa che non esce dalla sagoma complessiva del vaso, sembrano, per quanto in vetro, abbastanza adatte anche al trasporto appunto di liquidi di pregio opportunamente imballate in cassette di legno con delle imbottiture in materiale vegetale. Con il progredire dei secoli, abbiamo visto inizialmente c'era il gusto per il vetro intenzionalmente colorato, era considerato di particolare pregio, e dalla fine del primo secolo e per tutto il secondo fino all'inizio del terzo prende piede invece un gusto per il vetro decolorato, quindi anziché agire sul vetro a colorazione naturale che, come abbiamo visto, è prevalentemente di sfumature che vanno dal verde all'azzurro, a volte anche molto turchese a causa dell'inclusione involontaria nella sabbia utilizzata per la creazione della miscela vetrificante di ossidi di ferro in diversa percentuale, si agisce con altri ingredienti per pulire il vetro da questa colorazione non più desiderata e cercare di ottenere quindi un vetro più possibile decolorato e trasparente, a volte con una residuale sfumatura verdina. Alla scelta di utilizzare un vetro decolorato corrispondono altri o nuovi tipi di decorazione che esaltano queste caratteristiche del materiale utilizzato, quindi la lavorazione a caldo a creare delle depressioni e quindi anche degli elementi a rilievo, come quella che vediamo sul vaso centrale, continua l'uso della decorazione incisa con semplici solchi o, come vedremo più avanti, con elementi più articolati, o una decorazione ottenuta sempre a caldo ma creando delle nervature a rilievo in colore su colore, quindi giocando un po' sul movimento delle superfici, a volte anche la combinazione di più elementi. La tecnica di incisione, come dicevo, non più solo semplici righe o fasce di righe, ma anche vere e proprie sfaccettature e la lavorazione a intaglio anche delle anse, delle prese dei vasi, e addirittura l'uso della decorazione intagliata o incisa per creare dei motivi decorativi figurati. Anche per questo tipo di decorazione sono state riconosciute più possibili aree di provenienza. Sembra che sul vetro decolorato un centro d'eccellenza, il vetro decolorato è decorato con incisione figurata, uno dei centri produttivi d'eccellenza è da individuare probabilmente in Egitto, ma ci sono anche officine di area romana, urbana, e altri atelier dove si rifiniva appunto il vaso decorandolo a freddo a incisione in diverse regioni dell'impero anche occidentale. Ci sono anche in queste fasi medio-tardo imperiali, dal secondo al terzo,
l'arrivo di manufatti da altre regioni. Prima abbiamo visto un deciso prevalere delle regioni del Mediterraneo orientale, adesso nuovi centri produttivi con caratteristiche autonome e individuali si sono sviluppati nell'Europa centro-settentrionale, in particolare in area renana. C'è una grande predilezione per la decorazione applicata a filamenti e la rilavorazione a caldo di questi filamenti applicati, con esiti molto diversi, che vanno da quell'effetto a gabbia del vaso a sinistra a invece vasi quasi configurati in forma di animali o di oggetti. Spesso su questi filamenti si lavorava con delle pinze per ottenere un effetto quasi a creste su tutto il corpo del vaso, o si lavorava applicando dei medaglioni, delle pasticche prelavorate, o lasciando delle bugne a rilievo, come il caso della coppa in alto e in mezzo. Arriviamo quindi alle produzioni da mensa e di uso corrente di età tardo imperiale, e vediamo che già d'impatto la colorazione del vetro cosiddetto naturale è già diversa. Le sfumature virano molto più al verdastro, al giallognolo, di quanto non fossero originariamente, dove il vetro a colorazione naturale aveva sempre questa sfumatura turchese, cilestrina, che abbiamo visto. Questo è dovuto all'uso sempre più diffuso e corrente di vetro riciclato. Quindi non si usa più vetro primario, che veniva commercializzato in spezzoni o blocchi e prodotto in pochi centri produttivi nel Mediterraneo orientale, poi diffuso, trasportato anche in Europa, in Italia e nelle nostre regioni, in questa forma di materia prima, se vogliamo dire, per essere rifuso e lavorato quindi in officine secondarie per la produzione di vasellame o di vaghi di collana o di lastre da finestra, di quello che veniva realizzato in vetro. Ma l'uso in queste medesime officine di produzione secondaria di vetro con una alta, se non esclusiva, percentuale di vetro riciclato. Quindi già nell'antichità, già sicuramente almeno a partire dal secondo secolo, alla fine, seconda metà del secondo secolo dopo Cristo, il vetro riciclato è una componente importante per la produzione vetraria di vasi e manufatti. Cambiano un pochino le forme. Abbiamo visto che per l'età alto e medio imperiale c'era una certa ricchezza e fantasia di forme. In questa fase invece si arriva a una standardizzazione molto più marcata. Coppe, bicchieri hanno profili semplici, realizzati forse con l'ausilio parziale di stampi. Tornano gli orli non rifiniti, tagliati e lasciati a spigolo vivo o appena levigati a freddo con l'uso della mola, e la combinazione di forme e la presenza di questa caratteristica degli orli spesso non rifiniti rende possibile un uso promiscuo di questi contenitori in doppia funzione, sia come vasi potori, quindi veri e propri bicchieri, vasi per bere, sia come lucerne da utilizzare piene d'olio e con un appiccagnolo all'interno di lampadari in metallo, uno a uno o più lumi.
E c'è una produzione molto diffusa. Inizialmente si ipotizzava che fosse più legata all'ambito pannonico danubiano, ma invece poi si è visto interessare un po' tutte le regioni dell'impero, e quindi probabilmente corrisponde solo a una moda, a un gusto decorativo, di decorare la superficie dei bicchieri, dei contenitori, con bolli in vetro di colore contrastante, quasi sempre in vetro blu, ma ci sono anche attestazioni in vetro porpora intenso. Anche le forme dei contenitori più grandi, delle bottiglie, si standardizzano e semplificano, prevalgono i corpi globulari e gli orli, spesso lasciati non rifiniti, sono o a imbuto o semplicemente cilindrici, ma ci sono ancora, sopravvivono ancora anche gli orli arrotondati a fiamma, come la piccola bottiglia a destra. E lo stesso tipo di colorazione del vetro, vediamo, torna anche su le olpai, una specie di incrocio tra la brocca e la bottiglia. In questo caso gli orli sono in genere arrotondati, spesso provvisti, come nella bottiglia cilindrica che vedete sulla destra, di un grosso filamento a cordone che lo sottolinea all'esterno, e spesso realizzati con l'ausilio parziale di stampi. Anche su questa bottiglia si riesce a riconoscere il punto di stacco, la fine dello stampo aperto utilizzato per il corpo del vaso, dalla spalla e il collo e l'orlo, che sono stati lavorati liberamente. Vedete, eccoci qua, c'è un piccolo ringoffiamento in questo punto, quindi la parte di ventre più verticale era soffiata dentro uno stampo e la parte superiore fuoriusciva dallo stampo, e quindi il vetro si gonfiava. I piatti assumono dimensioni molto grandi, spesso quasi dei veri e propri vassoi, e questo è legato anche al diverso costume di banchetto, che prevede una sola mensa centrale, quindi dove il cibo veniva appoggiato su grandi piatti e dal quale tutti attingevano, piuttosto che dall'uso di servizi a uso quasi individuale. E il tipo di piatto profondo o ampia coppa che vedete sotto è un'altra tipologia molto tipica per quest'epoca, con l'orlo tagliato e non rifinito, e caratterizzata dalle pareti con decorazione a depressioni. A questi vasi più semplici, se vogliamo, corrispondono ancora delle produzioni di grande pregio, spesso legate anche alle nuove pratiche religiose che ormai erano diventate religione di Stato, se vogliamo. Quindi ci sono ancora vasi con decorazione incisa, intagliata, ma adesso prevalgono i motivi anche figurati legati alle credenze cristiane. E allo stesso modo una produzione molto ricca di vasi lavorati a sandwich con foglia d'oro. L'abbiamo visto per le prime produzioni, se ricordate, per ottenere solo dei nastri con effetto dorato. Adesso invece la foglia d'oro, poi inclusa tra due strati di vetro decolorato, o con uno strato di vetro colorato sul fondo e uno strato decolorato di vetro di protezione, è ritagliata a creare dei motivi decorativi per le nostre regioni, legati al culto
cristiano, ma lo stesso tipo di produzione a foglia d'oro si ritrova anche ancora in ambito orientale, nel Mediterraneo orientale, e spesso con motivi decorativi legati alla ritualità ebraica. Quindi è un tipo di decorazione lussuosa, legato in qualche modo alle credenze religiose, ma si adatta alle credenze del posto. Altri tipi di decorazione tipici delle epoche più tarde, vediamo che continua la pratica della produzione di vasi soffiati dentro matrice configurati a testa umana, ma vedete come è diverso dal primo, dai primi esempi che abbiamo visto, è diversa la qualità del vetro, è diversa la rifinitura dello stampo ed è diverso infine il tipo di lavorazione dell'orlo. E ancora la decorazione con elementi applicati sulla superficie del vaso. Ho dovuto mettere dei frammenti veramente terribili e per questo motivo ho aggiunto una riproduzione di un vaso integro per farvi capire di quali tipi di produzione stiamo parlando. Quindi si tratta di produzioni di area renana, la lavorazione a giorno con elementi in parte configurati con l'ausilio di pinze, questo insieme di conchiglie in vetro blu opaco e bianco opaco che vedete erano usate per creare un motivo a gabbia su bicchieri, alti bicchieri su piede, sia usando appunto vetro opaco e colorato come è il caso dei frammenti aquileiesi, sia se no semplicemente in vetro decolorato, oppure l'uso di applicazioni a forma di pesce sempre a decorare in maniera tridimensionale la superficie del vaso. Un ultimo tipo di decorazione a effetto tridimensionale, sempre un rinvenimento aquileiese, è la cosiddetta lavorazione di atreta, quindi l'estrema raffinatezza raggiunta dall'intaglio a freddo dei vasi. Il frammento che vedete in particolare in alto a destra è particolarmente speciale perché è realizzato in vetro dicroico, quindi un vetro nella cui composizione si trovava anche dell'oro colloidale che ha contribuito a dare al vaso questo particolare aspetto. Quindi in luce riflessa, come quella della foto, il vaso si presenta opalino verdognolo, ma in luce trasmessa, cioè se la luce passasse attraverso la superficie del vaso, vedreste che è di un acceso arancione rossiccio trasparente. Il vaso più famoso realizzato con questo tipo di vetro e anche con questo tipo di tecnica è la Coppa di Licurgo, anch'essa al British Museum. Un vaso, in quel caso con decorazione figurata, che rappresenta appunto il mito, lo sfortunato mito di Licurgo. Il frammento aquileiese è invece di una coppa con decorazione a gabbia, che è un motivo più semplice ma estremamente raffinato di decorazione, ed era però munito anche di una scritta sulla fascia sotto l'orlo. Negli esemplari più integri conservati sappiamo che si tratta in genere di scritte benaugurali che incitano al consumo del vino, alla salute, al viver bene, e si trovano scritte sia in greco sia in caratteri latini. Voglio chiudere questa corsa attraverso le produzioni e anche i tipi di importazioni di vasellame in vetro nella decima regio con un piccolo excursus
sul poco che sappiamo sui luoghi di produzione del vetro nella nostra area. Pochissimi sono i forni vetrari trovati e individuati con sicurezza, in generale nel mondo antico, in particolare in Italia e in maniera ancora più particolare nell'Italia settentrionale. Uno dei meglio attestati è questo piccolo forno individuato sotto la cavea dell'anfiteatro di Verona, è una struttura tarda, datata tra il III e il IV secolo d.C. e queste sono altre viste del poco che resta della sua struttura. E qui c'è una piccola carrellata degli altri elementi, gli altri indicatori di produzione che ci confermano l'attribuzione di questa struttura a un forno per la lavorazione secondaria del vetro. Quindi troviamo degli elementi che sono tracce di lavorazione, dei filamenti, dei pezzi allungati, troviamo degli elementi che sono vetro da rifondere e in parte vetro incrostato sul materiale che costituiva il crogiolo all'interno del quale il vetro veniva fuso, nonché degli altri pezzi abbastanza interessanti che sono quelli che venivano staccati dalla canna da soffio per liberare i vasi. E un altro possibile centro di produzione ad Aquileia, dove non abbiamo trovato nessun forno, ma molti indicatori puntano con decisione a favore dell'individuazione di un centro produttivo specializzato per i manufatti vetrari. I più antichi e meglio noti sono i marchi su due bottiglie in vetro, al quale poi se ne è aggiunta una terza attestazione che riporta lo stesso tipo di iscrizione e che menzionano espressamente una un'imprenditrice donna che faceva ad Aquileia vasellame in vetro. Vedete, la scritta è letta un po' da sotto in su, un po' destra, sinistra, alcune lettere al contrario, comunque da sotto in su si legge Sentia Secunda Facit AQ come abbreviazione di Aquileia, Vitr come abbreviazione di Vitra, vasi in vetro. Questa è una delle attestazioni più antiche, uno degli elementi più antichi a favore della produzione aquileiese di vetro. Altri se ne sono aggiunti, purtroppo appunto non molto contestualizzati, rinvenimenti di gocce e provini, come abbiamo visto anche per la fornace di Verona, tracce di incrostazione vetrosa su supporto che può essere riferito alla struttura della fornace o, o ai crogioli dove veniva fatto fondere, discrete quantità di spezzoni di vetro da rifondere, questo insieme in basso a destra, e infine non trascurabile come elemento, un certo numero di matrici in pietra per creare i motivi decorativi sul fondo delle bottiglie a sezione quadrangolare da trasporto che vi ho illustrato prima. Anche di questi oggetti ad Aquileia c'è un certo quantitativo di attestazioni. Infine, insiemi di materiale forse selezionato da rifondere, in questo caso contestualizzato in aree all'esterno della città, in zone prossime alle vie fluviali, quindi luoghi adatti sia a tenere sotto controllo un'attività a fuoco che comportava un notevole rischio di incendio per le città antiche, quindi al di fuori dell'abitato, ma abbastanza vicino ad esso, vicino all'acqua per poter controllare il fuoco, ma vicino all'acqua anche come possibile via di commercio. Insiemi di materiali selezionati, abbinati di nuovo a grandi, consistenti tracce di incrostazioni di vetro fuso su materiale da fornace. E per un'altra zona più lontana da Aquileia, ma sempre in agro aquileiese, è stato rinvenuto e dunque attribuito allo scarto di una possibile fornace di età tardo
imperiale, un po' più a nord di Aquileia, un consistente insieme di frammenti di coppe, bicchieri e bottiglie con vetro di sempre della medesima qualità, non molto elevata, bisogna dire, quindi una produzione corrente, sicuramente destinata esclusivamente al mercato locale, e caratterizzati da un ristretto repertorio formale, ma spesso contraddistinti da proprio appunto questa bassa qualità del vetro, con evidenti falle e difetti nella sua composizione. Chiudo lasciandovi liberi con qualche spunto per chi fosse interessato, per approfondire qualche tematica. E, come ho detto, la Decima Regio spazia molto da est a ovest, e per questo c'è questo eccellente lavoro di Irena Lazar, che fa una panoramica del vetro di tutta la Slovenia. Non tutta la Slovenia faccia parte della Decima Regio, ma una buona fetta sì. I bellissimi cataloghi delle mostre realizzate ad Altino dal Comitato Vetri di Laguna, che sono un eccellente repertorio e con un utilissimo anche un'utilissima panoramica di aspetti tecnici sulla lavorazione del vetro, dettagli strutturali dei vasi. Le due collane di volumi curati dal Comitato Nazionale Italiano della IHV per le collezioni archeologiche del Veneto, al quale ho attinto liberamente, speriamo di riuscire a completare questa raccolta al più presto, con il volume su Altino, o i volumi su Altino, che sicuramente, almeno due infatti, che sicuramente meriterebbero tantissimo, e il corpus e le collezioni del vetro in Friuli Venezia Giulia, sempre a cura dello stesso comitato, per il quale sono usciti 4 volumi, 1 sul Museo di Udine, 3 sul Museo di Aquileia, come ha ricordato Margherita Tirelli, e in preparazione dovrebbe uscire entro l'anno il quinto volume sulla raccolta del Civico Museo Winckelmann di Trieste, che contiene anche una collezione aquileiese, ma non solo, materiali dagli scavi dell'ambito territoriale tergestino, e un'interessante raccolta anche di vetro da altre aree dell'Oriente Mediterraneo. Io ho tenuto anche troppo. Ringraziamo quindi e ringraziamo moltissimo la dottoressa Mandruzzato per questa ricchissima panoramica diacronica dal secondo primo secolo avanti Cristo fino all'età tardoantica, che veramente credo ci ha aperto l'orizzonte del vetro della Decima Regio. Grazie infinite. Grazie. Una cosa che devo dire, siamo stati pregati di chiedere di non creare assembramento, quindi uscire un po' uno alla volta, onde evitare gli assembramenti. Sì.